Ciao a tutti e bentrovati all'analisi dei transiti di ottobre. Il mese si apre con questa situazione, siamo a sabato 1. In Ariete, il nodo nord congiunto ad Urano retrogrado sta continuando a dare una forte spinta all'indipendenza. È una posizione di ribellione, di rottura degli schemi, di superare gli stereotipi, uscire dai cliché, e dunque questo impulso rimane naturalmente molto forte, soprattutto nel settore corrispondente al segno dell'Ariete. Dunque vi invito ad osservare nel vostro tema natale, naturalmente redatto secondo lo zodiaco siderale, dunque tenendo conto dell'astrologia vedica, dove cade il segno dell'Ariete. Qui c'è ancora una forte appunto spinta all'indipendenza, alla ribellione, all'uscire dagli schemi. Marte si trova nel segno del Toro e ci dà la potenzialità di sfruttare l'energia, dato che Marte è il pianeta per eccellenza della nostra energia, in maniera molto perseverante, focalizzata, determinata. Queste sono le caratteristiche del segno del Toro. Ci troviamo però anche all'altezza del chakra del cuore, perché tra Toro e Bilancia siamo in questo settore. E in questo momento, vedete, Toro e Bilancia sono governati da Venere, che a sua volta è associata ad Anahata Chakra, al chakra del cuore. Dunque, in questo momento, all'inizio del mese, abbiamo Marte in Toro, che porta un'energia prettamente maschile, che va controllata, gestita, altrimenti rischia di diventare autodistruttiva. E poi all'altezza della bilancia, naturalmente abbiamo Ketu, il nodo sud, dato che, come abbiamo appena visto, il nodo nord si trova in Ariete e sono sempre uno di fronte all'altro. Dunque, in questo momento il chakra del cuore è particolarmente, come dire, un po' sotto pressione, perché Ketu tende a chiuderlo e Marte porta comunque un'energia prettamente maschile. Poi abbiamo questa concentrazione di pianeti nel segno della Vergine, dove si trova Mercurio retrogrado. Mercurio è il governatore del segno della Vergine, ma oltre ad essere domiciliato, qui si trova nella sua condizione di esaltazione. Dunque Mercurio, che corrisponde alla mente, alla nostra facoltà razionale, qui è veramente forte, congiunto peraltro al Sole, che a sua volta rappresenta il nostro ego. Dunque in questo momento l'ego e la mente rischiano di avere davvero il sopravvento sul cuore, in parte perché Venere qui in Vergine è invece, al contrario di Mercurio, nella sua condizione di debilitazione. Ciò significa che fa più fatica a esprimere le sue qualità di amore incondizionato, perché la Vergine è un segno governato da Mercurio e tende ad essere più razionale. Dunque abbiamo due punti che indicano una tendenziale sopraffazione dell'ego e della mente sul cuore. Come abbiamo appena visto, Marte Ketu all'altezza del quarto chakra e Venere debilitata in compagnia del Sole di Mercurio nel segno della Vergine. Il settore, dunque la casa corrispondente al segno della Vergine nel vostro tema natale, in questo momento è particolarmente sotto pressione da parte del tentativo della mente di comprendere e del sole di organizzare, mentre il cuore fa più fatica a far sentire la propria voce. Dunque attenzione a questo punto delicato, che poi, come vedete, segnato dagli aspetti, sta comunicando direttamente con Giove retrogrado in Pesci, che è sì domiciliato, ma carico di karma proprio perché in condizione retrograda. Il nodo sud in bilancia sempre ci invita a lasciare andare quella pretesa, quell'aspettativa di poter avere un impatto sulle vite degli altri, e ci spinge
a essere meno emotivi. Questo non significa meno sensibili, ma a vedere le cose con un pochino più di oggettività e di distacco, perché quando siamo in preda alle nostre emozioni possiamo avere dei picchi di gioia, di disperazione che alterano la percezione della realtà. Dunque è un invito a raggiungere l'equilibrio, che è poi il simbolo della bilancia stessa. Quindi anche il settore della bilancia è sensibile in questo momento proprio per la presenza del nodo sud. In più, proprio il 1° ottobre c'è anche la luna in condizione di debilitazione, dunque il mese si apre veramente con un quadro dove tutta la parte femminile, la luna e Venere, sono sofferenti, entrambe debilitate, e dove invece la parte maschile della mente e dell'ego hanno invece un'energia più forte. Dunque attenzione a cercare di ristabilire un equilibrio tra l'archetipo maschile e quello femminile. E veniamo ad un altro punto altamente sensibile in questo momento, il segno del Capricorno. Come vedete, ci sono Saturno e Plutone, entrambi retrogradi, dunque carichi di karma. Questo settore in questo momento sta dando prove karmiche. Tra l'altro, come vedete, da qui Saturno sta proprio facendo aspetto sul nodo sud. Dunque c'è in corso un dialogo tra questi due settori. Saturno retrogrado in Capricorno è domiciliato e dunque molto forte e invita proprio al superamento delle prove karmiche. Questo è il significato del suo essere retrogrado in Capricorno. È un indice di maturità. Dunque in questo momento, come vedete, il cielo è carico di pianeti retrogradi e dunque karmici, Mercurio, Plutone, Saturno, Nettuno, Giove, Urano, ma proprio questo Saturno retrogrado in Capricorno ci ricorda che siamo pronti, dunque nelle vite di ciascuno di noi in questo momento stanno proprio venendo a galla tutte quelle dinamiche fortemente legate alle vite precedenti che siamo però adesso finalmente pronti a liberare, dunque un momento di grande purificazione dagli schemi karmici passati. Nettuno è appena retrocesso nel segno dell'acquario e qui, dal punto di vista karmico, essendo retrogrado, porta una riflessione sul tema dell'amicizia. L'amicizia in questo momento ha bisogno di essere trasformata, portata ad un'ottava superiore nel nostro approccio al rapporto dell'amicizia. Siamo pronti a maturare. E dunque anche questo settore, in virtù della presenza di Nettuno retrogrado in acquario, in generale per tutti risente della necessità di essere trasformato. Poi nello specifico, naturalmente, Nettuno retrogrado agisce nel settore corrispondente all'acquario nel nostro tema natale. E infine, come si diceva, Giove retrogrado in Pesci, che richiama il bisogno di una maggior obiettività, cioè con Giove retrogrado in Pesci rischiamo di farci troppe illusioni, vedere le cose distorte da un'eccessiva sensibilità ed emotività. Dunque un invito a poggiare bene i piedi per terra. E il primo transito del mese arriva giovedì 13 con lo spostamento di Marte dal segno del Toro a quello dei Gemelli. Marte in Gemelli va un po' a rinforzare anche lui questa frequenza di Mercurio che è esaltato nel segno della Vergine, perché il Gemelli è l'altro segno governato da Mercurio, dunque un altro segno prettamente mentale, impostato a cercare di capire. Il tentativo di comprensione è di nuovo una forma di controllo del nostro ego, che nell'impressione di conoscere di più, di capire, si sente un pochettino più sicuro, ma in realtà è una condizione illusoria. Dunque, veramente
in questo momento abbiamo tutta una serie di pianeti che spingono molto verso la parte mentale. Come sappiamo però, stare nella mente e nell'ego non ci facilita la vita, tutt'altro, perché poi questo tentativo di comprensione e di eccessivo controllo si rivela inevitabilmente alla fine insostenibile. La soluzione è invece attingere alla frequenza femminile dell'accettazione, della comprensione del fatto che non abbiamo in mano il pieno potere, il pieno controllo delle nostre vite, ma c'è qualcosa sopra di noi che ci protegge, che ci aiuta e che ci guida. Dunque non si tratta di arrendersi, di essere deboli, sconfitti, passivi, si tratta di maturare una saggezza superiore che ci permette davvero di vivere la fede nella sua accezione più grande e liberatoria, cioè affidarci. A quel punto riusciamo a staccarci dalla mente che ci tiene imprigionati tra passato, sensi di colpa e futuro, preoccupazioni, paure, e finalmente ci godiamo il qui ed ora. Quindi Marte in Gemelli va a portare questo tipo di energia, oltre che naturalmente un influsso potenziato di energia fisica nel settore corrispondente al segno dei Gemelli nel vostro tema natale. Inoltre è importante notare che proprio da questa posizione dei Gemelli Marte va a fare aspetto diretto proprio sul segno della Vergine. Dunque si crea un link, una comunicazione molto stretta tra questi due settori, il Gemelli e la Vergine. E Marte va a lanciare qui il suo raggio di energia, quindi è ancora più forte questo tipo di frequenza. Inoltre faccio notare che Mercurio non è più retrogrado, Mercurio ha interrotto il suo effetto karmico ed il suo moto retrogrado dal 2 di ottobre. Questo alleggerisce un pochettino questo settore già così intenso. Stessa cosa per Plutone, che come vedete non è più sottolineato e dunque non è più retrogrado, questa volta a partire dal 9 di ottobre. Dunque c'è un alleggerimento dal punto di vista dei pianeti retrogradi e dunque delle lezioni karmiche associate, anche se ancora sono presenti Saturno, Nettuno, Giove e Urano retrogradi. Lunedì 17 sarà il Sole a lasciare il segno della Vergine per trasferirsi nella Bilancia. Il Sole in Bilancia entra nella sua posizione di debilitazione. Quindi in questo momento abbiamo un pianeta esaltato che è Mercurio in Vergine e due pianeti debilitati, Venere in Vergine e il Sole in Bilancia. Cosa significa? Il Sole è il pianeta del nostro ego, della nostra autostima, è anche simbolo dello spirito, ma lo spirito emerge nel momento in cui deponiamo l'ego, dunque in generale tende ad identificarsi con l'ego per la maggior parte di noi. Essendo nella condizione di debilitazione in Bilancia, rischia di subire un momento di sconforto, soprattutto nel settore in cui cade il segno della Bilancia nel nostro tema natale. Il Sole in Bilancia è debilitato perché la Bilancia, segno governato da Venere, è tendenzialmente propositiva verso gli altri, dunque è un segno molto relazionale, mentre invece il Sole, che è l'ego, lo spirito, ha bisogno di concentrare su di te, su di sé tutta l'energia, e dunque in Bilancia il Sole fa un po' più fatica ad esprimere la sua qualità di brillare, di essere al centro, di sicurezza. Inoltre va notato che in questa posizione anche il Sole risente dell'aspetto lanciato da Saturno retrogrado dal segno del Capricorno, dunque si innesca un nuovo collegamento anche tra il Sole e questo settore del tema natale, Capricorno e Bilancia. C'è anche un significato karmico legato al fatto che dei pianeti si trovino in congiunzione con i nodi lunari. Per quanto riguarda Urano, abbiamo detto, si tratta di una spinta particolare alla ribellione,
a rompere gli schemi. Per quanto riguarda invece la congiunzione del Sole con Ketu, c'è l'indicazione di fare attenzione ad un comportamento troppo energico, troppo maschile, che rischia di compromettere le relazioni. Tra l'altro, anche Urano retrogrado in Ariete parla di un momento delicato per le relazioni, perché può subentrare una certa insofferenza. Dunque, è un momento delicato nel nostro rapportarci all'altro. Infatti, vedete, adesso sul chakra del cuore, qui fra Toro e Bilancia, ci sono Ketu, che è un indice karmico, qualcosa che dobbiamo liberare, e il Sole debilitato. Per cui ancora continua questa situazione un po' di sofferenza del nostro femminile, che non è per forza qualcosa di negativo, è la condizione necessaria, quella della sofferenza, per portarci proprio a svegliarci, a renderci conto che non è questa la strada e dunque ci invita ad assumere invece un atteggiamento più dolce, più accogliente, soprattutto andare incontro al perdono, perché qui è Mercurio esaltato in Vergine che spinge molto alla critica, al giudizio, ma finché siamo nel giudizio e nella critica, stiamo nutrendo il paradigma della separazione e finché siamo all'interno del paradigma della separazione non saremo mai felici, perché in quest'ottica della vita c'è sempre il bene e il male, ci sono le vittime e i carnefici, ci sono i buoni e i cattivi. Dov'è che siamo felici? Nella nostra vera patria, che è l'unità, l'unità dello spirito, dell'amore, dove siamo percepiti tutti uno. Non esistono buoni e cattivi, semplicemente ciascuno di noi vive nel corso delle incarnazioni diverse esperienze proprio per imparare delle lezioni. Quindi è molto importante osservarsi dall'esterno e cercare di prendere consapevolezza di dove siamo. Siamo nella mente, stiamo giudicando, stiamo nutrendo la separazione oppure riusciamo a dare voce al cuore, all'unità, alla compassione, al perdono? Questa è la grande scelta, è qui che siamo liberi di scegliere, non nei particolari delle nostre vite che vengono invece architettati da intelligenze sublimi rispetto alla nostra. E martedì 18 abbiamo un transito importante perché Venere esce dal segno della Vergine, dove si trovava in condizione di debilitazione, ed entra invece nel suo segno, nella Bilancia. Dunque qui abbiamo un cambiamento di energia. A questo punto è l'energia femminile che comincia a tentare di prendere un pochettino più spazio, anche se comunque Venere si trova un attimino soffocata sia da Ketu che dal Sole debilitato. Però se non altro raggiunge la sua posizione preferenziale, cioè all'altezza del chakra del cuore. E quindi anche il segno della Vergine si alleggerisce, anche se rimane comunque la presenza di Mercurio esaltato. Quindi Venere in Bilancia va a portare armonia nel settore corrispondente e anche lei entra però sotto l'influenza di Saturno, quindi vedete come questo Saturno tiene comunque il suo raggio puntato su questo settore della Bilancia, proprio sul chakra del cuore. Questo significa che alla base di tutto c'è questo karma da risolvere. Qui, ricordo, siamo all'altezza del primo chakra. Ecco, Saturno in questo momento è qui, il Sole, Venere e Ketu sono qui. Vedete come c'è questo dialogo tra il primo chakra e il quarto chakra. Muladhara ed Anahata. Cosa significa? Che dobbiamo andare a sanare il primo chakra, Muladhara. In che modo? Superando la paura. Saturno porta contrazione al primo chakra e la paura genera una vibrazione molto bassa. Come si fa a superare la paura? Attraverso la fiducia, attraverso quel gesto di cui si parlava prima, di affidarci. Se io entro in una vibrazione di fiducia e mi affido alla vita nella consapevolezza di essere perennemente protetta e assistita, ecco che questo
questa contrazione al primo chakra si scioglie e il fatto che si scioglie va automaticamente a beneficiare il quarto chakra. Se invece qui manteniamo un atteggiamento di paura, di tensione, questa stessa tensione va a riflettersi sul chakra del cuore che si contrae sempre di più. E domenica 23 finalmente Saturno cessa il suo moto retrogrado, dunque abbiamo un lento ma progressivo alleggerimento di questa energia che è partita all'inizio del mese molto intensa, molto pressante e che adesso pian pianino si sta sciogliendo. Quindi il fatto che Saturno non sia più retrogrado va un attimino a sgravare l'intensità di questo settore e anche del primo chakra, come appena detto. Infine, ultimo transito del mese, mercoledì 26, anche Mercurio lascia il segno della Vergine, che a inizio mese era fortemente occupato. Come vedete, adesso tutti si sono trasferiti nel segno della Bilancia. Qui abbiamo addirittura anche la Luna, quindi abbiamo la Luna nuova verso la fine del mese. A questo punto la situazione è piuttosto ribaltata, perché siamo passati dal segno della Vergine, governato da Mercurio, a una presenza di tanti pianeti in Bilancia, che invece è un segno governato da Venere, dove c'è Venere stessa. Dunque Mercurio qui perde un pochettino di intensità e questo va naturalmente a beneficio del cuore e dell'intuizione. Per cui siamo comunque sempre sotto l'influsso di Saturno e, come detto prima, è fondamentale andare a superare la paura, dunque andare a lavorare sulla fiducia, che peraltro è proprio l'obiettivo nodale di questo momento, perché il nodo nord in Ariete cade all'altezza del terzo chakra. Vedete, il nodo nord in questo momento è in Ariete sul terzo chakra, Manipura. Dunque l'obiettivo è proprio potere personale, fiducia, sicurezza. Questo è quello che va a sanare questo scambio tra Saturno, che contrae il primo chakra, e Ketu, che va invece ad ostruire il quarto. Mercurio in Bilancia inoltre va a rafforzare la spinta creativa, che in questo momento è molto forte proprio per la presenza di tutti questi pianeti nel segno venusiano della Bilancia. E con questa fotografia del 26 di ottobre si concludono i movimenti planetari per il mese corrente. Auguro a tutti noi di poter trarre il meglio da questi movimenti planetari in corso. E vi mando un caro saluto. Al prossimo mese. Ciao!